Al via la 69esima edizione dell'Estate Fiesolana, che ha una madrina d'eccezione, Stefania Sandrelli, che per l'occasione riceve il premio Fiesole Maestri del Cinema 2016. Grazie. E che devo dire? Premiata, bagnata, premiata, fortunata. Quanto la inorgoglisce questo premio? Ha usato la parola che avrei dovuto usare io. Questo premio per me è come un Oscar, ma veramente, perché mi riempie di... Cioè, che può volere un attore di più, no? E poi in questo posto meraviglioso, per cui sono veramente... Non finisco mai di ringraziare chi mi ha designato, ecco. Insieme al premio c'è anche una retrospettiva, 6 film, secondo lei... È ben rappresentata la sua carriera da questi 6 film? Sì, direi di sì. Ce ne sono tanti altri, ma insomma mi accontento. Io sono una persona che si accontenta. Abbiamo dovuto aspettare 50 edizioni del premio, che comunque ha premiato davvero grandi figure, per premiare una donna. C'è da chiedersi perché. Questo io non lo posso sapere e mi dispiace un po'. Che insomma, non di essere la prima, perché essere una capostipite comunque è sempre una cosa importante per qualche verso, però insomma, ecco, come dire, mi chiedo perché, ecco, sono dovute passare tante edizioni prima di premiare una donna. Il cinema vuol bene alle donne? Assolutamente sì, io non mi posso lamentare, però ecco, i produttori meno. Lei è toscana, via Regina. Quanto è rimasto ancora della la sua toscanità? Da capo a piedi, io sono totalmente toscana. E lo sono da parte di padre, da parte di madre, da parte di nonno, da parte di nonna. E mi sento totalmente toscana. E noi lasciamo per un attimo questo splendido panorama per entrare in Punta di Piedi, intorno ai fornelli, con Diego Spatari Tironi. Il prossimo servizio in cucina senza spreco. Buongiorno da Diego, benvenuti in Cucina Senza Spreco. Oggi faremo un piatto classico con questo caldo estivo, veramente. Dei sedani con una mousse di formaggio, ma utilizzeremo anche degli ingredienti nuovi che voi non conoscete e faremo un piatto da stellato Michelin. Bene, nel mio frigo erano avanzati del gorgonzola, del mascarpone e del Philadelphia. Ho pensato, uniamoli insieme e creiamo una grande mousse. E invece della panna utilizziamo uno yogurt magro. Questo è un ottimo gorgonzola, pasta molle. Andiamo a tagliare a pezzi. Grossolani, così, poi del mascarpone, più o meno le quantità devono essere 1 a 1, quindi se sono 500 grammi di gorgonzola, 500 di mascarpone, del Philadelphia, che d'estate viene molto consumato, chi di noi non ce l'ha nel frigorifero, e dello yogurt, in questo caso un bianco naturale molto magro, perché già la parte grassa l'abbiamo data col mascarpone. Andiamo a amalgamare un po' gli ingredienti. Questa è una mousse che può essere fatta tranquillamente anche con altri prodotti, come una crescenza. L'importante è che siano formaggi a pasta morbida. Bene, ora andiamo a lavorare il formaggio con una frusta. Solitamente la mousse viene fatta con una base di formaggio, del mascarpone e della panna montata. In questo caso io ho utilizzato lo yogurt perché penso che la panna abbia una dose troppo grassa rispetto ai formaggi e quindi l'ho alleggerita e ho dato una nota acida ulteriore. Bene, la nostra mousse è pronta, passiamo a preparare i nostri ingredienti. Io voglio dare anche un po' di freschezza ulteriore, voglio richiamare il sud Italia. Una bella arancia, un po' di scorza, mi raccomando utilizzate arance non trattate, perché in questo caso stiamo usando la buccia. Barbabietola rossa. Tagliamola abbastanza sottile, perché poi quando andremo a creare il piatto andremo a creare un piccolo castello. Dell'avocado, non ci richiama l'estate, i mari tropicali? Mettiamo. Bene, i nostri ingredienti sono pronti, andiamo a impiattare. Io ho pensato a un piatto quadrato utilizzando un coppa pasta quadrato, quindi andremo a creare un castelletto all'interno di questo piatto. Partiamo con la barbabietola rossa,
Poi prendiamo questo sedano che io ho precedentemente sbollentato, in modo da renderlo più morbido. Lo vado a schiacciare leggermente con un... Va. A questo punto inseriamo un po' di mousse di formaggio. Ora mettiamo l'avocado. Prendiamo un altro po' di barbabietola rossa. Questo sarà un gioco di colori, di freschezza e di gusto. Come sapete, per me è importante anche la presentazione del piatto. Questi piccoli avanzi di frutta e verdura li buttiamo? No, questi li utilizziamo nel piatto a guarnire e poi a mangiarli. Giocate con i colori, la cucina è anche divertimento. Uniamo poi dei petali di fiori commestibili e qua abbiamo dei germogli, germogli di ravanello, di alfa e di barbabietola rossa. Andiamo a levare il nostro castello. E finiamo la guarnizione con del formaggio. Un ultimo tocco. Vogliamo mettere anche una mora? Vogliamo dare freschezza ulteriore? Bene, il nostro piatto è finito. Questa è la dimostrazione di come un semplice sedano con della mousse di formaggio può diventare un grande piatto stellato. Qui abbiamo unito della barbabietola, dell'avocado, della frutta, delle more. È venuto un grande piatto, una grande freschezza, sicuramente vi farà fare una bella figura con i vostri ospiti. E ricordatevi una cosa, che lo spreco è out. Recuperare i nostri prodotti, prodotti buoni, con un po' di fantasia e un pochino di tempo, può aiutare a migliorare tutto il mondo. Ciao da Diego. Beh, siamo arrivati a 69, una bella cifra, ma soprattutto la vitalità di questa estate fiesolana è dimostrata da un programma davvero bello. Sì, devo dire che quest'anno è particolarmente interessante, particolarmente bello, io ne sono molto felice, anche se il programma l'ha poi tutto seguito il mio assessore alla cultura Barbara Casalini e quindi è lei che ringrazio insieme agli uffici. Però io devo dire che sono molto felice appunto perché devo dire che coniuga bene la musica con il teatro, con la danza in modo egregio. E quindi Fiesole merita di tornare a alti livelli anche nell'estate fiesolana. Qui siamo nello splendido Teatro Romano, ma ci sono diverse location all'interno della manifestazione. Sì, perché abbiamo il teatro vero e proprio, quindi dove vengono fatti gli spettacoli più grandi, più importanti. Poi abbiamo le terme, un piccolo spazio che abbiamo creato dall'anno scorso, le Terme Romane, dove si tengono spettacoli un po' più piccoli di teatro, ma anche di musica, dove al massimo entrano 80 persone. E poi abbiamo il convento di San Francesco, e quindi per la prima volta il convento che si apre all'estate fiesolana, la cattedrale, uno spettacolo all'aperto a Monte Cecere con il trekking musicale. Questa è una anche questa è una bellissima cosa. E noi lasciamo ancora una volta Fiesole per recarci a Montelupo nel prossimo servizio Pinocchio e il suo mondo. È una parete da favola, un racconto grande 200 metri quadrati. La ceramica, con quasi 40 sculture, narra la storia del burattino più famoso al mondo e dà voce a una tradizione lunga secoli. L'ingresso del centro commerciale Coop Fee di Montelupo Fiorentino si trasforma grazie al maestro Eugenio Taccini, scultore, pittore e ceramista. Vai, vai Eugenio! Bravo! Ci sono voluti 6 mesi di lavoro di Eugenio Taccini, di sua figlia Lea, di amici e collaboratori perché questo grande romanzo murale uscisse dalla fornace. L'idea di far arrivare l'arte a portata di carrello è nata durante la ristrutturazione del centro commerciale di Montelupo. Che in un centro commerciale ci viene tutto il mondo, ci vengono bambini, ci vengono tutti. E quindi con Pinocchio di un mondo della fantasia, dell'astrazione, che entra in un mondo della realtà e quindi si combinano tutte e due. Qui siamo andati oltre, abbiamo installato un'opera d'arte di un territorio che conosce bene l'arte della ceramica e anche qui il maestro Taccini con la sua tipicità
che è proprio quella di Pinocchio. Di Pinocchio mi affascina tutto, è un personaggio straordinario che è un bischerone, però di una persona fondamentalmente onesta. E poi è la libertà, la disobbedienza e la rettitudine. L'inaugurazione è una grande festa di popolo che richiama tanti montelupini. A fare da cornice Ceramica 2016, la kermesse che a inizio giugno ha messo in vetrina le eccellenze di questa arte lungo le strade della cittadina, fin dal Medioevo, capitale toscana della Maiolica. La ceramica per Montelupo è il prodotto per eccellenza, è il prodotto su cui stiamo anche lavorando come amministrazione per cercare di portare in giro per il mondo quello che è la capacità del saper fare dei montelupini. Eugenio e Lea Taccini, insieme alla COP, hanno consegnato alla comunità un'opera straordinaria e credo che titillerà la fantasia dei bambini e degli adulti che passeranno davanti a questa parete, che è costellata di personaggi che hanno arricchito la nostra infanzia, ma non solo. Questo ci darà la possibilità di sviluppare tanti laboratori su Pinocchio, con le scuole, con il territorio proprio. È un'occasione anche per la sezione per essere più presenti vicino ai cittadini di Montelupo. Inaugurato nel 1999, dallo scorso dicembre il centro commerciale di Montelupo è protagonista di una ristrutturazione affidata allo studio di architetti Lombardini 22, che ha rimesso a nuovo l'esterno e la galleria commerciale, regalando uno spazio anche alla suggestiva creazione di Taccini. E presto arriveranno altre novità. Musica, cinema, danza, teatro, questi gli ingredienti del ricco cartellone dell'estate fiesolana che si protrae fino al 25 luglio. Ricca manifestazione che vede tra i sostenitori anche Unicop Firenze e questo consente anche ai soci di ottenere riduzioni per molti degli spettacoli. E allora cominciamo a entrare un po' nelle pieghe, parliamo per esempio di musica. Sì, estate fiesolana ha molti appuntamenti dedicati alla musica. Direi la maggioranza, e sono appuntamenti che in qualche maniera danno uno spaccato del linguaggio musicale, dalla musica pop al jazz, dalla musica sperimentale fino alla musica antica. Quindi un'ottica di lavoro veramente ad ampio spettro, un'ottica per tutti, un'ottica in cui sono rappresentati molti generi musicali e aperti a un pubblico di tutti i tipi. Un occhio particolare a una divisione degli spettacoli, tra spettacoli anche dal punto di vista dello spazio, che sono più di richiamo, a spettacoli invece più piccoli, che però affrontano varie tematiche, per esempio legate alla creatività giovanile, in particolare della nostra regione, la Toscana. C'è un progetto a cui tengo particolarmente, che si chiama Costellazione Toscana. Sono 5 concerti dedicati a produzioni musicali della nostra regione, da Livorno a Firenze a varie altre zone della nostra regione, dal pop alla musica sperimentale, quindi 5 espressioni e altrettanti dischi in uscita che sono ben rappresentati nel programma musicale. Giochiamoci anche qualche nome particolarmente popolare? Ci sono vari concerti organizzati da partner toscani, Blonde Red Head, Niccolò Fabi, Guidi, Herbert e Rava, e poi si chiude con gli Snarky Puppy, che sono una delle forme più interessanti e simpatiche del nuovo jazz emergente. Ed è davvero tutto per questa trasmissione, a me non rimane che salutare, per quanto ci riguarda l'appuntamento è tra 7 giorni. Ciao a tutti.